il benvenuti a tutti a questa festa del perdono 2021. La festa del perdono è sempre stato un momento importante per il nostro ospedale, un momento di comunione all'interno della nostra fondazione, ma di comunione anche con la città. Il bel segnale di oggi, nonostante tutte queste tristezze, è di avere qui di fianco a noi le autorità regionali e cittadine. Ringrazio per esserci oggi il governatore Attilio Fontana, l'assessore Gabriele Rabaiotti in rappresentanza del sindaco, l'arcivescovo e nostro parroco Monsignor Mario Delpini e il rettore dell'Università degli Studi di Milano Elio Franzini, e io sono col mio direttore generale Ezio Belleri. Quindi oggi il Policlinico nei secoli è diventato un'eccellenza granitica al centro di Milano e al centro della Lombardia, e ne ha dato prova durante questa pandemia, quando ha saputo riorganizzarsi in brevissimo tempo, facendo fronte veramente a mille difficoltà, potendo contare però su un personale medico e sanitario che con abnegazione ha profuso veramente tutto l'impegno possibile per la cura di tutti. E i cittadini hanno capito questo sforzo, l'hanno capito che su questo ospedale si può contare, e ci hanno creduto come secoli fa, e ci hanno aiutato, e si è stati veramente nella prima ondata letteralmente travolti dalla benevolenza, dalla filantropia, dalla beneficenza, dal dono dei milanesi, e con donazioni piccole, grandi, grandissime, che pur il nostro ente abituato a secoli di beneficenza, siamo rimasti veramente colpiti da questo slancio nei confronti di questa istituzione. E credo che il senso della festa del perdono sia proprio questo, cioè contribuire a fare del bene comune attraverso un'istituzione che è capace di farlo. E il Policlinico da sempre riesce a trasformare queste donazioni in spazi, strumenti, dispositivi e studi scientifici per la cura e per la cura di tutti. Quindi restituiamo ai cittadini quello che ci è stato donato sotto forma di cura e di ricerca, ma anche molto di più. E infine quest'anno la festa del perdono vuol dire ancora una volta gratitudine. Gratitudine verso tutto coloro che ci hanno aiutato, che hanno donato al nostro ospedale. E chiunque, appunto come dicevo prima, dona all'ospedale un benefattore, ma qui abbiamo degli esempi importanti di chi ha donato veramente tanto. Adesso darei la parola a Ezio Belleri, il nostro direttore. Sì, grazie Marco, grazie al Presidente. Raccontare quello che è stato un anno difficilissimo sarebbe veramente difficile. Quello che posso dire è che il nostro personale, tutti coloro che hanno operato all'interno della struttura, davvero ha fatto delle cose che, riportandoci indietro con l'orologio del tempo, cioè io davvero non avrei immaginato. È stato però davvero un anno molto complesso, molto particolare. Per me questa è la seconda festa del perdono ed è davvero molto molto diversa da quella che ho vissuto 2 anni fa. Però io credo che la festa, questa pandemia, la pandemia da Covid-19 ci possa, nella sua drammaticità, aiutare a comprendere meglio quello che è il vero spirito, appunto, della festa del perdono. È già stato detto, perché credo che la solidarietà, l'abnegazione, l'impegno, la dedizione per il prossimo, per gli altri, che ha contraddistinto l'agire di tutti coloro che operano all'interno di questa struttura, è stata, tra virgolette, supportata, molto supportata, aiutata da tantissimi cittadini, da tantissime persone che hanno deciso in un momento di grande difficoltà di contribuire facendo sentire la propria vicinanza anche dal punto di vista solo del supporto, spirituale, se vogliamo, del supporto nel sostenerci anche con la solidarietà del farsi sentire vicini, ma soprattutto con un supporto di carattere fattivo che ci ha portato a raccogliere una quantità di risorse che ci ha quasi travolto da un certo punto di vista. Noi nell'arco di pochissimo tempo, lo scorso anno, siamo stati destinatari di un valore economico che è di 11 milioni di euro di donazioni. E quindi io penso di poter dire che se non ci siamo mai fermati è anche perché siamo stati davvero aiutati in maniera fattiva da tantissime persone a livello cittadino, ma a livello regionale. E questo è un aspetto estremamente importante, perché ci ha, tra virgolette, dato la possibilità anche di comprendere che quello che stavamo facendo era estremamente, estremamente apprezzato. E adesso passerei la parola a Monsignor Mario Delpini, nostro arcivescovo, e ci tengo a sottolineare anche il nostro parroco. Io vorrei proporre una riflessione
molto semplice su questo luogo dove siamo, che è diciamo un posto di passaggio, e mi sembra suggestivo riflettere sulla connessione tra l'ospedale e l'università. Ecco, secondo uno schematismo un po' ingenuo si potrebbe dire che l'ospedale cura i corpi e l'università cura, nutre le anime. Questa consapevolezza di essere tutti sulla stessa barca, come ha sottolineato il Papa l'anno scorso e continua a sottolineare, ci dà un'idea di questa umanità che va considerata nella sua integralità. Cioè l'umanità non è fatta solo di un bisogno di salute, ma ha un bisogno di salvezza. Quindi io celebro volentieri la festa del perdono proprio per questa speranza di un umanesimo integrale e di una umanità riconciliata. E quindi faccio gli auguri a chi opera proprio in questi settori, l'ospedale, l'università, l'amministrazione pubblica, la generosità privata. Faccio i miei auguri e benedico tutti. Ecco. Quindi adesso chiedo al rettore al rettore Elio Franzini di raccontarci appunto il suo pensiero sulla festa del perdono. Il ricordo che voglio fare è un ricordo a un'ovvietà che è già stato ricordato da tutti. Il Policlinico non è soltanto il nostro ospedale, la Cagranda che unisce l'università. Il Policlinico, il professor Boser ce lo ricorda, è un luogo di ricerca, è un luogo di formazione. E vorrei appunto sempre ricordare il valore di un ospedale, di un grande ospedale, che è anche luogo di ricerca e di formazione, perché la ricerca e la formazione hanno dato molto, hanno dato moltissimo in questo anno. In fin dei conti forse nessuno pensava che avremmo avuto una serie di vaccini più o meno fortunati, ma che dopo un anno abbiamo dei vaccini. Successo assolutamente straordinario e, come abbiamo visto, unica, vera, concreta speranza per poter uscire da questa pandemia. Ecco, credo che vada ricordato un ospedale, ma vada ricordato come forma nuovi medici e li forma nell'amore, nella forza per la ricerca. Perché questi 5 metri che ci separano dall'università, ecco, sono 5 metri che vogliono unire la cura e la dimensione invece della ricerca e della formazione delle nuove generazioni. Grazie, e adesso passerei la parola all'assessore alle politiche sociali e abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti. Intanto grazie a voi per questo invito e per averci chiamato a questa festa del perdono, una condivisione ristretta ma ugualmente significativa. Lo facciamo in un tempo sospeso, in un tempo difficile per la nostra città e per il nostro paese. È un tempo che chiede di essere sostenuto. E lo facciamo con una prospettiva intanto di sguardo che si rivolge al passato, che si ancora a questa festa, a questa tradizione, in qualche modo aiutandoci a costruire un quadro meno incerto. Il passato, che è senso di gratitudine in questo giorno in particolare verso tutti coloro che a diverso titolo hanno sostenuto e sostengono con il loro contributo l'attività del Policlinico, ma vorrei dirvi più in generale l'attività delle pubbliche istituzioni. Questi contributi, questi doni che in questo anno sono stati numerosissimi, anche molto silenziosi, riportano, credo, donne e uomini dentro la vita del Policlinico. Rimettono al centro la ragione del nostro operare, ci interrogano in qualità di rappresentanti istituzionali sul senso ultimo del nostro lavoro, sullo stile del nostro intervento, sul traguardo che siamo chiamati a raggiungere, tutti diversamente. A conclusione di questo incontro passo la parola al nostro governatore, a Attilio Fontana.
Innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, grazie per la presenza di voi tutti, perché credo che l'avere voluto, e io sostengo con grande forza, mantenere questa festa nonostante ancora si viva un momento difficile, è simbolico, è significativo ed è molto importante, perché è la storia della solidarietà, della generosità di Milano che si rinnova e che noi dobbiamo continuare a mantenere viva. Bisogna dire grazie, bisogna ricordare innanzitutto tutte le troppe vittime che questo maledetto virus ha creato, e bisogna dire grazie a un'eccellente classe medica, infermieristica, sanitaria che ha reagito con una capacità e una forza incredibile in quest'anno. Il lavoro, che anche lo richiamava il direttore generale, è in corso, è un lavoro eccellente, è un lavoro assolutamente che dimostra la capacità della nostra sanità. Grazie quindi al Presidente, grazie al Direttore, grazie per questa iniziativa, grazie per il lavoro che state facendo, e tutti insieme sicuramente ce la faremo. Grazie, grazie Attilio, grazie per queste belle parole anche di speranza e di visione, e siamo sicuri che ce la faremo con l'aiuto, la dedizione, l'impegno di tutti. Voglio ringraziare ancora una volta, e chiudo, il mio consiglio d'amministrazione, la mia direzione, tutto il personale dell'ospedale, le autorità che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto in questo anno difficile, ma grazie alla vostra presenza qui, perché per noi vuol dire veramente tanto, per noi e soprattutto per il nostro personale avervi qui vicino oggi. Quindi grazie, forza Milano e viva la Cagranda e il Policlinico. Grazie a tutti.